Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo almanacco astronomico scopriremo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. In particolare parleremo brevemente delle fasi di Venere e degli anelli di Saturno. Oggi è lunedì 6 aprile 2020, primo giorno della quindicesima settimana, 97° giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.945. Il Sole è passato al meridiano alle 13.16 e si trova oramai da diversi giorni nella costellazione dei Pesci e ci rimarrà ancora per circa 2 settimane. La Luna gibbosa crescente spunterà da sopra l'orizzonte alle 17.45 nella costellazione della Vergine. 2 ore dopo, alle 19.48, la nostra stella andrà a riposare dopo averci fatto compagnia per ben 13 ore e 3 minuti. Il tramonto di oggi è illuminato dalla Luna quasi piena, visibile verso est, e da Venere a ovest. Anche Venere, come la Luna, ha le fasi. A differenza della Luna, le fasi di Venere non sono tutte visibili, poiché dalla Terra non riusciamo a vedere Venere quando si trova tra noi e il Sole, nella fase che potremmo chiamare nuova, o quando è dalla parte opposta, nella fase che potremmo chiamare piena. Il 27 marzo Venere era illuminata al 50% e giorno dopo giorno si sta dirigendo verso la fase nuova. Anzi, nei prossimi giorni la dea della bellezza apparirà avvicinarsi al Sole più velocemente di quanto l'abbiamo vista allontanarsi nei mesi scorsi. La notte astronomica di questo 6 aprile inizierà alle 21.31. La Luna, quasi piena, illuminata al 98%, passerà al meridiano a 00:22. La vedremo in un'area della costellazione della Vergine popolata da stelle poco luminose. Siccome domani non riuscirò a preparare il video, se darete uno sguardo al cielo la sera del 7 marzo, vedrete la Luna più vicina a Spica, la stella più brillante della costellazione della Vergine. Domani 7 aprile, la mattina, le luci del Sole inizieranno a prorompere nei nostri cieli alle 5 e un minuto. 3/4 d'ora prima dell'alba, verso sud-est, possiamo vedere Giove, a una spanna d'altezza dall'orizzonte. A sinistra c'è Saturno e poco più in là Marte. Ieri abbiamo parlato brevemente di Giove e dei suoi satelliti. Oggi vediamo Saturno. Beh, che dire, se non che con un buon telescopio e un buon oculare se ne riescono a vedere gli anelli, che sono poi le strutture più famose che contraddistinguono questo pianeta, il 6° per distanza dal Sole e il 2° per massa. Gli anelli sono fatti da tanti sassolini composti principalmente da roccia e ghiaccio d'acqua. Quest'ultima componente li rende visibili anche dalla Terra poiché riflettono molto la poca luce che arriva lì dal Sole. Gli anelli hanno una struttura molto complessa. Una delle caratteristiche salienti è la divisione di Cassini. È una zona priva di detriti che nelle immagini è ben visibile come una banda nera che separa gli anelli. Si è originata grazie all'influenza gravitazionale di una luna di nome Mimas, detta anche Mimante, che l'ha ripulita. Dalla Terra, anno dopo anno, vediamo gli anelli di Saturno sotto una differente angolazione, rendendo l'osservazione di questo magnifico pianeta ancora più straordinaria. Il perché di questo continuo cambiamento, se siete interessati, magari lo vediamo in un altro video. Il Sole domani sorgerà alle 6.44 e dopo 2 minuti, alle 6.46, la Luna se ne andrà via. Io sono Luca, vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e di iscrivervi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.